Benvenuti in sala giochi. Qui abbiamo anche la sala giochi di multiplayer.it dove non mettiamo i gettoni, quindi no, giochiamo no. Gratis alla facciaccia vostra. La formula è un po' differente rispetto alla super diretta classica, perché? Perché magari sul titolo non siamo preparati, perché magari il titolo è di importanza media rispetto ai big. Invece di sacrificarlo come facevamo prima in passato, facevamo solo la diretta di titoli importanti e qualche titolo secondario, adesso facciamo anche 2, 3, 4 super dirette a settimana, alcune sono sala giochi, alcune sono super dirette classiche. Cambia leggermente anche l'inquadratura, cambia leggermente la formula, siamo meno preparati del solito, quindi non sappiamo un cazzo. Ci vuole tanto essere esatto. Meno preparati del solito. E sono qui, infatti, di fianco c'è Vicenzino Lettera che sta giocando Sonic Lost World per Nintendo Wii U. Quando si parla di persone non preparate, ragazzi. Esatto, dai, però non hai fatto una bruttissima figura, anche se hai giocato i primissimi livelli. Niente. Sonic Lost World è questa esclusiva per Nintendo. Infatti, il nostro Andrea Storni, che comunque gli fa strano vedere un Sonic su addirittura esclusiva Nintendo. In che senso? Se vi ricordate, Sonic era l'acerrimo nemico di Mario ai tempi del Mega Drive, del Super Nintendo, ma anche del Dreamcast. Poi ovviamente purtroppo Sega ha smesso di fare console e quindi abbiamo avuto questo multipiattaforma pure. Addirittura ci sono diversi capitoli che sono usciti negli ultimi anni in esclusiva per Nintendo, il che non è male ovviamente per gli utenti Nintendo, ci mancherebbe. Sonic Lost World, che è disponibile da oggi praticamente per Nintendo Wii U, ma anche per Nintendo 3DS. Noi li abbiamo recensiti e abbiamo dato, se non erro, 7 alla versione Wii U e 5 a quella 3DS, yes. Quindi quella 3DS diciamo è scartabile. Quella Nintendo Wii U purtroppo ha delle magagne, perché voi avete visto questi primi 5-10 minuti di sala giochi. Il gioco è assolutamente carinissimo dal punto di vista tecnico, sembra essere divertente e veloce, però purtroppo poi succedono le cose avanzate anche a livello di level design, di variazioni sul tema. Perché rispetto ai vari Sonic, gli ultimi Sonic, lo stesso Colors oppure il Generation, che io reputo forse il miglior Sonic degli ultimi anni, Sonic Lost World cos'è che fa? Cerca di cambiare un po' il genere, di reinventare un po' il genere, e di conseguenza cerca di attingere anche altri titoli, altri platform, come lo stesso Super Mario degli ultimi tempi, no? Perché siamo a che fare con un continuo cambio di visuale in tre dimensioni a 360 gradi, e anche con tipologie di gameplay che sono proprie di Mario, quindi dove è necessaria assolutamente la precisione nei controlli, dei salti, quindi fasi platform che poco competono in generale a Sonic. Sonic è sempre stato un titolo che si è basato sulla velocità pura, sul divertimento, sui riflessi, non tanto sulla precisione del sistema di controllo. E quindi ovviamente il titolo parte comunque abbastanza rapido e veloce, e poi propone nei mondi avanzati un po' di differenze dal punto di vista del gameplay vero e proprio. Avete visto prima all'inizio di questa sala giochi una sorta di boss, e il gioco infatti cerca di cambiare anche un po' dal punto di vista della storia, perché ovviamente c'è sempre questo dualismo tra Sonic e il dottor Eggman, che ovviamente è sempre stato così in tutti i capitoli di Sonic. Però ci sono i cosiddetti nefasti, ne sono 6 che rappresentano i 6 mondi di gioco e 6 boss da affrontare, più il 7° finale dove incontrerete dottor Eggman. Quindi rispetto agli altri Sonic cerca anche un po' questo Lost World di potenziare un po' l'aspetto della trama, della storia. Ovviamente anche in questo caso, quando Sonic cerca di portare una storia che comunque è sempre abbastanza banale, dialoghi troppo lunghi, un po' suonano col concetto di gioco vero e proprio. Quello che è molto figo, lo state vedendo, è sicuramente l'aspetto tecnico. Il gioco è ipercolorato, bello da vedere, e ci piace anche comunque il design dei personaggi. Gioca tantissimo su questo cambio di visuali, 2D, 3D, di lato, sopra, sotto. Vedete, anche adesso Vincenzo sta andando a destra e a sinistra alla grandissima. E muore anche Vincenzo. E muore Vincenzo anche così. Tanto, sì. E quindi dal punto di vista tecnico non ci si può dire nulla. Cerca un po' di imitare Super Mario Galaxy in alcuni frangenti. Soprattutto per quanto riguarda la forma dei, o meglio, il level design, la forma, esatto, dei pianeti, no? Questo passaggio continuo da un pianetucolo all'altro. In realtà tanti livelli permettono di essere affrontati abbastanza in velocità, però ovviamente se volete completarli al 100%, sbloccare tutti i Red Ring e tutti gli extra, dovete un attimino fermarvi e andare a esplorare anche in laterale, in orizzontale, perché non è soltanto ovviamente andare velocissimi
verso il completamento dell'iello. E purtroppo Sonic, quando vuole fare queste cose, peggiora, perché adesso probabilmente i nostri utenti, ci sono state tante discussioni all'interno della nostra recensione, ma perché il gioco soltanto 7 sembra essere bello, divertente, fast. E vi dicevo che appunto andando avanti purtroppo questa componente frizzante, questa componente dinamica e veloce va un po' perdendosi quando gli sviluppatori, a livello proprio di appunto dal punto di vista del level design, vogliono farvi fare delle sezioni platform dove è richiesta tanta precisione. E quando vai a imitare ovviamente Super Mario Galaxy e compagnia, che succede? Che se non sei bravo, se non c'è un sistema di controllo perfetto, il gioco diventa frustrante. E non soltanto, soprattutto negli ultimi tre mondi il gioco diventa molto più difficile, e non soltanto perché il livello di sfida si aumenta, ma anche perché, che succede? Che Sega semplicemente, per rendere il tutto più ostico, cosa ha fatto? Ha ridotto i checkpoint, oppure ha reso il mondo ancora più arzigogolato e complesso, che se voi cadete giù vi trovate al punto quasi iniziale. Se vi ricordate anche il Sonic Unleashed, che era interessante anche come altro gioco uscito, se non sbaglio, agli albori di Xbox 360. È molto presto. Era molto bello, però era veramente super frustrante, super difficile, ma non nella maniera giusta, ma era paraculo. E anche in questo caso, purtroppo, succede che il gioco si va un po' perdendo avanti. La longevità non è eccezionale, perché comunque si finisce sotto le 10 ore. E poi ovviamente quando diventa frustrante perché Sega cosa ha fatto? Ha ridotto i checkpoint. Quando diventa frustrante perché il sistema di controllo o il level design non sono eccezionali, è un peccato. Perché purtroppo, guardate, è molto carino a livello estetico, molto carino a livello grafico. Hanno le ciambelle. Hanno le ciambellone un po' alla Homer Simpson. Quindi è un peccato che poi si vada un po' perdendo. E anche per questo che ha preso 7. Il gioco ce l'ha della qualità. C'è un buon livello produttivo. Ci sono belle idee, c'è tanta varietà, però poi andando avanti si va un po' perdendo, anzi si va tanto perdendo. E quindi, Oreo qui. E quindi è questo che si stacca dal 7 all'8 al 9. Io purtroppo ho visto anche in giro tante votazioni differenti, caro Vincenzo, dai 4 delle riviste straniere al 6 di Polygon, a voti un po' più generosi anche verso l'8 e il 9. Secondo me chi l'ha giocato tutto e l'ha rigiocato tutto dall'inizio alla fine, purtroppo non potrà essere partito con un giudizio dall'8 al 9 e poi essere calato verso il 7 nel nostro giudizio. Poi ovviamente sono punti di vista, c'è chi magari è meno, tende più a giustificare alcune cose, tende chi di meno. Un peccato, perché comunque Sonic è sempre stato sinonimo di divertimento, velocità, e quando vai a spezzare questa componente purtroppo succede che non è così. Sai che ho notato? Che un difetto che si può notare, a parte le bombate che sto prendendo in faccia, però un difetto che si può notare dai primi minuti è il fatto che questa conformazione strana che del livello che... Sì, questo permette... è puramente 2D, invece l'altro era... No, io dico in generale quelli in 3D che ti permettono di passare da un... ti spingono a passare da un... pianetucolo, chiamiamolo pianetucoli, ma sono dei piccolo pezzi pianeta, di livelli. Un po' come Super Mario Galaxy. La cosa è che tu puoi cascare da uno di questi, no? E finire improvvisamente in un punto molto, Morto. In un punto del livello molto, insomma, arretrato. Molto precedente, molto arretrato, capito? Cosa che non succedeva quasi mai nei vecchi Sonic. E questo un po' frustrante, cioè ti sei fatto mezzo livello, poi caschi perché sbagli a saltare, a fare un salto, ricadi in una sezione del livello che e questo, era giù e che era all'inizio. E questo è quello che vi dicevo anche prima, nel senso che è importante il fatto che Sega abbia cercato assolutamente di rendere il tutto più vario, e ci sta. Però quando il gioco passa a essere quasi open world, quasi free roaming, nel senso che potete girare, appunto, tornate indietro, lì è un problema di level design, non è che è soggettiva la cosa, è un problema di level design, perché tu va benissimo rendere il titolo più vario, più ampio e più scopribile, però dopodiché se sbagli proprio a crearti il livello e rendi il tutto frustrante è un difetto, ragazzi. Cioè, ci dispiace, perché io, come ben sapete, i nostri magari lettori un po' più stretti che ci seguono a tempo, sono un grande fan di Sonic il Generation, gli ho dato, se non sbaglio, 8.7, quindi super eccitato. Però è ovvio che poi se sbagli alcune cose, regole basilari della creazione di videogiochi, è un peccato. Ripeto, il gioco è bellino, carinissimo, fatto molto bene graficamente, è delizioso, però è un peccato che poi non riesca a fare quel salto di qualità eccezionale come ci si aspetterebbe. Ma poi ci sono dei livelli fighissimi, perché questa cosa che ogni livello, cioè molti livelli sono una sorta di cono allungato, no? Lo rende, che lo rende una sorta, con allungato. È un po' un mix tra un Sonic classico e, che ne so, la butto lì, un F-Zero GX, no? Che praticamente ti
che brutta questa parte, che queste sono le trasformazioni di... No, questo è semplicemente un che ti entra dentro un gadget, coso, okay. Che un gadget capita, che credo adesso al massimo un altro paio di volte e basta. E no, dicevo, c'è questa cosa che per cui tu puoi attraversare, no, il pianetucolo, il livello in praticamente ogni direzione, ruotandogli attorno, tutte queste cose fighissime che rendono da un lato spettacolare, no, questo nuovo Sonic, e dall'altro anche molto rigiocabile, perché chiaramente se tu affronti un livello da un lato ti perdi tutto quell'altro lato dello scenario, e quindi magari ti viene anche voglia di rigiocare il livello e fare un altro percorso. Allora, io vi invito sempre a mandare le vostre domande, ovviamente, al nostro account Twitter @multiplayerit con hashtag sala giochi. Non so se abbiamo già cambiato tutta la comunicazione, perché purtroppo siamo ancora un po' in fase di ristrutturazione. Detto questo, vi rispondiamo, è importante, mandateci le domande. Noi qui continuiamo a giocare il titolo in tranquillità, senza dirvi troppo, ma comunque un minimo informati lo siamo. E abbiamo innanzitutto Gaming Addiction, che in realtà fa una riflessione un po' più generale. Ci chiede se Wii U potrebbe essere considerata la seconda console da affiancare a una tra PS4 e Xbox One. Perché no? Io lo vedo abbastanza bene come ruolo. Ovviamente non può godere del comparto tecnico next gen, perché è una console uscita da una via di mezzo tra le due, però c'ha il grosso di avere dei titoli Nintendo, che non è poco. Nintendo rimane il più grande sviluppatore di videogiochi al mondo, o uno dei primissimi a seconda dei gusti personali. Ci sono diverse esclusive come questo Sonic, Bayonetta 2 e altri. Ma poi arriverà Zelda. Arriverà cioè Zelda, comunque... sì, tutti quindi questi grandi capolavori. Quindi secondo me l'accoppiata, una tra PS4, Xbox One e Wii U, potrebbe essere quella vincente per non perdersi nulla del panorama videoludico. Poi se avete i soldi, se purtroppo c'è crisi, comprate tutto, perché comunque è importante, anche il PC, cioè che cavolo, è importante giocare su tutto per avere una visione a 360 gradi. Vincenzo ce l'ha a 90 gradi la visione del mondo dei videogiochi, però lasciamo perdere che questo brutte punto di... queste, adesso, cioè, queste parti qui sono di un lento, praticamente devi saltellare da una nuvola all'altra, ma ecco, uno dei difetti che è stato evidenziato tantissimo di questo Sonic è proprio il fatto che ci sono delle sezioni che rallentano alla fine, cioè tu ti ritrovi a correre all'impazzata per tutto il livello e poi ti toccano queste sequenze lentissime. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, lettori, spettatori che ci stanno seguendo su Twitch. Twitch per adesso rimane la nostra piattaforma di riferimento. Perché? Perché è interessante, cioè tutto il fatto che è legata ai videogiochi, c'è la possibilità di essere visualizzata tranquillamente anche su iOS, Android e Windows Phone. Utilizzate l'applicazione, utilizzate anche l'interfaccia web direttamente twitch.tv/multiplayer.it. Vi raccomando di fare like, di fare follow al canale, perché così avrete sempre gli aggiornamenti in tempo reale di quando andiamo online, perché magari in futuro vi faremo qualche sorpresa, andremo online senza dirvi nulla. Se siete iscritti al canale di Twitch vi arriva la notifica e per email e direttamente sul canale Twitch. Nel frattempo fai cagare, però, che muori sempre. E ci chiedono cosa cambia la qualità. Una cosa figa di Twitch è che potete cambiare la qualità. Se avete la connessione bassa o state scaricando i porno e non volete premere stop, mettete medium o bassa. High ovviamente la qualità altissima, source significa che voi guardate la diretta come la stiamo trasmettendo, quindi al massimo della qualità senza compressione. Onestamente potete utilizzare tranquillamente anche high e quindi funziona perfettamente. Torniamo invece nel gioco e chiediamo un po', vediamo un po' cosa ci chiedono ovviamente. Se Bosch ci dice da parte di Domenico se il gioco uscirà anche su PC in un futuro. Per adesso, ragazzi, è una esclusiva Nintendo. Io adesso non so, perché comunque Nintendo ha partecipato anche alla produzione del gioco. Secondo me no. Sul PC vi consiglio, anche se poi non è un gioco proprio di Sonic normale, il Sonic All-Stars Transformers, All-Star Racing Transformed, che è la versione, l'ultima versione di quello di kart. Io mi ci sono divertito proprio tantissimo. L'ho giocato proprio sul PC anche online. Secondo me è un bel gioco di kart se siete in astinenza da Mario Kart. Un gioco di kart? Di kart. Se siete in astinenza da Mario Kart non potete giocarlo perché non ce l'avete o perché vi siete stufati di giocare Mario Kart. Secondo me è una cosa simpatica, un titolo simpatico che ha anche una buona componente online. E esce Andrea Storni, ci chiede, che faccio? È incredibile. Grande. Mi prendo Sonic Lost World oppure Sonic Generations? Prima la tua. Se sei un fan di Sonic io ti direi prendi Generation. Generation c'ha un comparto grafico interessante, c'ha una grandissima riedizione di tanti livelli iconici di Sonic, c'ha anche il 2D, il 3D a seconda del livello. Per me Sonic Generations è la summa di Sonic, ovviamente non c'ha quell'appeal
da titolo completamente inedito, però per me è il Sonic che doveva essere tanti anni fa, il Sonic Adventures 2 e compagnia. Questo c'ha un comparto grafico che ha più appeal, più colorato, più giocoso, più da Nintendo Wii U. Io però ti suggerisco personale, Sonic Generation, e tra parentesi ne approfitto per fare anche un dualismo, perché se ti ricordi, dice, secondo me quel problema che soffre un po' Sonic Lost World è anche quello che soffriva Sonic Adventures 2, Adventure 2 rispetto al primo. Il primo era un gioco iperveloce che aveva protagonista soprattutto Sonic. Nel secondo, per variare la situazione, Sega ha introdotto Tails, ha introdotto Knuckles, e quindi hanno fatto queste sezioni differenti che erano molto più pallose e poco divertenti rispetto alle sezioni con Sonic e Shadow. Quelle di Sonic e Shadow erano iper divertenti, iper veloci, quelle con Knuckles erano una palla clamorosa. E anche in un Sonic, onestamente, che cacchio metti a fare la storia in Sonic Lost World? Cioè non ci riuscirai mai a fare una roba credibile, perché tanto l'antagonista è sempre Dottor Eggman, che è simpatico. Quindi fai una roba molto veloce, rapida, divertente, mettici un po' di cutscene simpatici. No, ma si vede anche, mamma mia che botta, si vede anche nei vari Mario quando provano a mettere un minimo di trama, non sempre ci riescono bene. No, anzi, non ci riescono mai, spesso la trama di Mario non c'è mai più di tanto. Addirittura un po' patetica, no? In alcuni casi, sì, quando ci ho provato. In questi giochi che sono puramente incentrati sul divertimento, e ancora di più nel caso di Sonic, incentrato sulla velocità, il dinamismo, onestamente io metterei sempre la storia al minimo. Poi sono, ovviamente, ripeto, sono sempre opinioni personali, però credo che i fan di lunga data di Sonic, o i fan comunque a cui piacciono un gioco del genere, siano d'accordo con me. Se metti una storia molto verbosa, che poi in realtà sono le classiche chiacchiere da bar del cavolo, che non ti dicono nulla di che, onestamente, yes, c'è poco da dire. Ci chiede MSC Mac se ci sono altri personaggi giocabili oltre Sonic. Se ci sono altri personaggi, allora io ho premesso che sì, abbiamo detto che siamo in sala giochi, quindi non rompete troppo. Non l'abbiamo provato a fondo. Dove rispondiamo? Io direi di no, perché tutta la parte che ho giocato non, e in giro non ho visto né skin. No, poi ci sono le trasformazioni di Sonic, come il Sonic Colors, però sono abbastanza accessori, ci diceva anche Fabio Palmisano che si è occupato della recensione. Sono abbastanza accessori e possono essere evitate, e aggiungono poco alla dinamica di gioco, al gameplay. Sì, mi è capitato di beccarne qualcuna, praticamente sono dei power-up che si utilizzano, che magari trasformano Sonic in una trivella in grado di scavare nel terreno. Ma sembra più un'aggiunta messa lì quasi per utilizzare il gamepad, perché a quel punto tu puoi usare il pennino, no? Per scavare. Ah, sì. Puoi anche non farlo, quindi è assolutamente il pennino quello per scrivere, però anche il pennino, lo stilo del gamepad va bene. Senti, il gamepad, appunto, noi ci abbiamo anche un inquadratura su gamepad, ma è un po' così. Ah, sì? Così, aspetta, facciamo magari. No, giusto, non si vede quanto sei bello di lato. Hai visto. Cosa permette di fare il gamepad? E di base, allora, a parte la possibilità di giocarlo direttamente sul gamepad se si è lontani dalla... questo non è stato male, questo salto. Lontani dalla console. Quindi c'è il remote play. Yes. Nel senso, è possibile giocare sul pad, sul gamepad del Wii U senza utilizzare la TV. E poi? Di base c'ha la mappa, cioè c'ha qualche indicazione, vi dico, però diciamo che non lo guarderete quasi mai il gamepad. Ci sono queste piccole aggiunte assolutamente, secondo me, superflue. Ad esempio, in alcuni casi capita, un po' come in Donkey Kong, di dover saltare da un cannone all'altro, no, praticamente. E il gamepad permette di mirare allo schermo e, insomma, scegliere la direzione del salto. E altre cose, vabbè, le varie piccole trasformazioni che dicevo prima, come la trivella e cose del genere. Quindi comunque diciamo che è abbastanza accessorio, cioè, sì. Ah, e poi va bene il multiplayer, se giochi se giocate a due. Esatto, c'è una modalità cooperativa all'interno della quale è possibile comandare una sorta di aeroplanino che permette di raccogliere ring e fare un piccolo danno ai nemici, però diciamo che la modalità cooperativa è abbastanza accessoria, mentre c'è una modalità competitiva dove in due ci si sfidano, ovviamente, uno sul gamepad e uno sulla TV, alla ricerca del miglior tempo, quindi di arrivare il prima possibile, per primi anzi, al traguardo del livello, oppure di raccogliere il maggior numero dei ring iconici di Sonic. Questo è una sorta di boss? Ma suppongo? No, è un livello. A un livello dove c'è questa tempesta di sabbia. Inseguito dal il gioco è molto, graficamente è delizioso, devo essere sincero, e anche dal punto di vista artistico è un po' differente rispetto ad altri Sonic. Ricorda un po' il Color, però comunque rispetto al Generation è tutto un altro stile grafico, ovviamente. Questo è un po' più
giocherelloso e giocoso, ma è davvero molto bello. Il frame rate è ottimo, sempre stabile, c'è qualche piccolo calo, ma niente di preoccupante, diciamo. Io l'ho notato molto giocando sul gamepad, devo essere sincero, però lì può essere anche che il lag è dovuto al wifi, no? Visto che comunque Adesso sta per succedere una cosa molto divertente, Antonio. E cioè? Mi sta per scaricare il gamepad, non no, sarebbe no, male, ce la fai, una cosa ce la fai, genere. Non ti preoccupare. Pensa alla giochi quando finiscono i gettoni. Ci potremmo divertire tanto. Sono così. Nel frattempo, MacBook ci chiede le differenze tra Wii U e Nintendo 3DS. Non è che le sappiamo ecco benissimo. Ecco qua, questo è il power up che dicevo e potrei, vediamo, attivarlo attraverso il gamepad e chiederei di far vedere sì, la trivella, il gamepad. La trivella. Dai, e qui l'azione si sposta praticamente. Cioè, è carino perché ti varia il gameplay. Prendi qualche cosa però, invece di andare a cacchio di cane. Praticamente bisogna prenderle per... Se vedete c'è l'indicatore che è un po' come la benzina, no? Se si... Ah, in questo caso si raddoppia l'immagine, cioè anche sul gamepad. Quindi a differenza del resto della partita, che invece non è possibile giocare in contemporanea o vedere anche sul gamepad. Cioè io adesso sto utilizzando lo stick analogico, potrei utilizzare lo stilo per tracciare il percorso. Ok. Però ecco, hai paura? No, è una cosa accessoria, anche perché... È più il... Vediamo quanto muori? Sai che sono un pochettino... Ecco. Bravo! Là. Questa cosa arrembante in sottofondo. Ce l'abbiamo fatta, stiamo per uscire. Diciamo, se non ti fossi trasformato non avresti fatto questa sezione, suppongo. No, dovevo per forza trasformarmi. Ah, in questo caso era sì. Obbligatorio. Ci sono delle parti obbligatorie. Guarda che salto che ti faccio. Mamma mia! Che classe! Incredibile, la classe non si sciacqua, ricordalo. Si lava. Esatto. Ecco che muori. Eccola là. Questo è il ring rosso che è collezionabile. C'era anche in Sonic Generation. Ovviamente questo vi costringe anche a ripetere più volte i livelli per completare al 100% il tutto. MacMock ci diceva appunto se ci sono differenze tra la versione Wii U e 3DS. Ci sono assolutamente, quella 3DS è peggiore dal punto di vista dei controlli, della sì, grafica e tutto. Se devi scegliere tra le due vai tranquillo sulla versione Nintendo Wii U che è abbastanza superiore. Gli abbiamo dato non a caso una 5 e una 7. Quindi magari questa si perde un po' andando avanti, quella Nintendo 3DS si perde e basta. Ho rischiato grosso, ecco, non è stato male. Gaming Addiction ci chiede invece se giocato direttamente sul gamepad perde molto oppure è godibile. La realizzazione tecnica sul gamepad è ottima, devo dire che il gioco si gioca in tutta scioltezza anche sul gamepad, perché la risoluzione è più bassa, quindi gli artefatti si vedono meno, quindi assolutamente se non potete giocarlo sulla TV per qualsiasi motivo è ottimo anche sul gamepad, quindi è consigliabile. Andrea Storni ci chiede se con Wii U tutti questi titoli vale l'acquisto oppure è meglio aspettare la next gen e prendersi una tra PS3 e 360. Beh, ovviamente se non c'hai PS3 e 360 il consiglio è recuperare una delle due perché ci sono tanti capolavori che sono usciti nel corso degli anni, no? Halo, Gears of War e compagnia da un lato, Uncharted, The Last of Us e altro dall'altro. Di conseguenza è normale che il parco titoli di PS3 e 360 sia superiore a quello Wii U. Il Wii U sta un po' alla volta ingranando, ancora c'è tanto da fare rispetto anche ad esempio al 3DS, ma sta ingranando poco alla volta. La next gen è in arrivo, ovviamente purtroppo avete visto anche la notizia del ritardo del posticipo di Drive Club, quindi e di Watch Dogs anche. Di conseguenza, come dire, la lineup iniziale delle nuove console, sia Xbox One che PS4, sono un po' poco appetibili, devo essere sincero. Forse l'Xbox One, che ha di contro il prezzo più alto, però c'ha forse un paio di giochi più interessanti come esclusive al lancio. Staremo a vedere, onestamente, se avete soldi, ovviamente, se siete dei cosiddetti early adopters, allora comprate le console next gen, altrimenti il mio consiglio sempre personale è di aspettare, tenetevi PS3 360, tenetevi Wii U se ce l'avete o prendetelo, ma aspettate un altro pochino perché in realtà non è che ci stanno tutti questi titoloni in uscita al day one. Ce l'ho fatta, eh? Sono riuscito a battere anche questo difficilissimo boss. Bravo. Manco vero. Vi invito sempre a fare domande al nostro account Twitter @multiplayerit #superdiretta, quindi abbiamo ancora un po' di tempo da dedicarvi in sala giochi. I gettoni ancora durano un altro po', anche oddio, se poi mi sta dicendo che l'ultimo vedo che la batteria questo, sta per morire, però diciamo che ce la facciamo da questo punto di vista. Questo è un livello
una sorta di innevato. Questo è particolarmente cattivo perché è scivoloso e quindi insomma Sonic non ha... Non c'ha un grip sul terreno migliore. Non è bravissimo da questo punto di vista, però c'ha delle belle animazioni, c'ha questo saltello... Ne approfitto anche nel frattempo per dirvi che abbiamo pubblicato, l'avete visto se siete nostri lettori, l'avete visto già che abbiamo pubblicato la quarta e quinta puntata di Geekers, la nostra serie web. Alla fine è stato davvero divertente farla, nel senso che voi sapete che noi non siamo attori, però ci siamo divertiti perché comunque un minimo grazie al montaggio e al fatto che non diciamo roba troppo complessa siamo stati credibili. E poi ci siamo avvalsi di attori in carne e ossa e veri come Alessandro Lombrosi, Santa De Santis, Valentina Reggio, Juni Chikawa, ci sono anche Massimo Marino. Brad Pitt. E nella quinta puntata c'è Pupo. Secondo me forse la quinta puntata è la puntata più bella della nostra serie. La prima ovviamente... Non dire così, perché poi la gente non si aspetta nient'altro di bello. La prima ovviamente... ecco, è appena successo quello che dicevo. Sei tornato indietro. Sono caduto e devo rifare tutta questa parte. E stai anche per morire. Che fai cagare. Sono morto. Vabbè. Dicevo, alla fine... La prima ovviamente è la novità, quindi ha avuto tantissimo successo, è piaciuta tanto, mette tutto in gioco le cose. La quinta è molto divertente, i due che parlano 50 volte nella casa è super top. Poi ovviamente c'è l'ultima che è il gran finale, quindi l'aspettiamo tutti. Settimana prossima, giovedì 24 ottobre, pubblicheremo la sesta e settima puntata e poi ad Halloween, quale miglior giorno, pubblicheremo il gran finale. Vi do anche altre informazioni di servizio che sono interessanti. Saremo sia al Games Week di Milano che a Lucca Comics. Al Games Week di Milano, che è la settimana prossima, avremo lo stand multiplayer.it con tutti noi. Ci saremo io, Pierpaolo, Antonio, Vincenzo, Matteo, Andrea, ci saremo tutti, faremo attività, faremo le super dirette sul posto, vi mostreremo anche PlayStation 4 e forse Xbox One. Vi mostreremo in anteprima l'ultima puntata di Geekers, quindi una settimana prima l'ultima puntata di Geekers. Saremo lì, ci faremo le foto, faccio la multiplayer, andremo a mangiare. Tanto casino. A Lucca non avremo lo stand personalmente, ma ci sarà multiplayer.it edizioni. Molti di noi però saremo a Lucca il venerdì, sabato e la domenica e faremo sabato sera la festa di multiplayer.it e Lega Nerd. Si mangerà gratis a sbafo, si berrà, vi daremo le magliette di Destiny, le magliette di multiplayer.it, il sacchetto di gadget. Settimana prossima grande novità, grande informazione, vi daremo tutte queste informazioni direttamente su multiplayer.it. Quindi manca solo il set di pentole. Esatto, speriamo di incontrarvi sia a Milano che a Lucca, perché a noi poi alla fine ci fa tantissimo piacere incontrarvi dal vivo. Alla fine noi lavoriamo anche per avere il feedback vostro, se non ci date dei commenti sia negativi che positivi ci annoiamo, quindi non facciamo questo lavoro, altrimenti. Questo è il livello tutti frutti. Fuggito lo spoilerone, dicono su Twitter. Allora, abbiamo tempo per un altro paio di domande, quindi vi invito a mandare al nostro account multiplayerit, hashtag sala giochi. Tanto ormai siete i nostri follower, siamo oltre 11.000. Continuate a seguirci su Twitter, Facebook, su Twitch, fateci tanti bei cuoricini. Su Twitch ci sono i cuoricini. Vabbè, c'è sempre bisogno di un po' di amore in questo mondo. Adesso a che punto ti trovi, nel senso che stage? Sono su livello tutti frutti, appena battezzato livello tutti frutti. Praticamente questo devo ricorda tanto Mario Galaxy. Devo farmi inseguire da... E farla, diciamo, distruggere. E farla cadere qui dentro, poi attiverà un enorme succo di frutta all'anguria. Alla banana, all'anguria. Che mi sparerà dall'altra parte del livello. Questo ricorda tanto Mario Galaxy. Sì, livelli come questo qui sono più rari rispetto a quelli dove sì, si corre. Sì, perché c'è tanta varietà, nel senso che il gioco non ha una sua precisa identità. Parte molto Sonic e poi... Però guardate, a livello estetico è davvero bello, cioè che non ci si può dire nulla. Super colorato, non c'è bisogno della next gen o del PC iper pompato, anzi, su Wii U rende alla perfezione. Vai, dai, dai. Eccolo là. Olè. Perché un'anguria al giorno? Leva Vincenzo di torno, no, spero. Dottor Eggman di torno. Dai, Dottor Eggman non ce lo toglieremo mai dalle palle. Che alito. Che alito. Anche la musica. Poi il gioco c'è da segnalare che è doppiato completamente in italiano. Quindi yes. È doppiaggio no, senza infamia, senza lode, è fatto bene. Ovviamente non è che ci aspettiamo grande recitazione da attori di Hollywood navigati. Eccola. Attenzione all'anguria gigante. Ah, comunque è un'anguria senziente, ti segue. È a ricerca calorica, a ricerca di porcospino. Eccola. Adesso l'è bloccata, mamma mia. Quanto sei intelligente.
Non sembra, dalla faccia, però. No, non sembra per niente. C'è anche una mela. Grande, non l'avevo vista. Fa la stessa cosa di non prima. Non si vedeva. Adesso. Anche in questo caso devi farla distruggere. E se cade giù, te ne cade un'altra all'alta. Grande come mela. Sì. Pensa a sbucciare una mela del genere, quanto tempo ci devi passare? A meno che non c'è sto coso. Eccolo là, boom. Bello, 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 mi piace graficamente. Però vi invito poi ovviamente a leggere la recensione per capire il perché del 7 e non di voto più alto, ve l'ho detto anche io, però fidatevi, nel senso adesso sembra molto bello e lo è. Il problema è che purtroppo dura pochino e poi si perde un po' andando avanti con questa ricerca della precisione dal punto di vista del gameplay e questa varietà estrema che forse poi talvolta va a inficiare. Ripeto, a me ricorda proprio tanto il parallelo tra Sonic Adventure 1, che per me è un gioco da 9 e più, e il 2 che è un gioco da 7-8, perché appunto quando comandavi i personaggi secondari era davvero palloso. Forse è proprio questa cosa di aver voluto mettere qualsiasi. No, qualsiasi è lodabile cosa. Che Sega abbia provato a cambiare la formula, perché poi ovviamente la formula porta anche a diventare stantio il tutto. Dopo tanti anni Sonic davvero c'ha un lungo corso al pari di Mario. Io sono sempre stato poi sonicaro, come si può dire, fan di Sonic, ecco, rispetto a Mario. Adesso dovrei poter. Ecco qui, questo è il razzo. Ai tempi d'oro, adesso ovviamente questo è il razzo, Mario. Io con il gamepad miro e lo sparo sull'altro pianetucolo. Bravo. Hai visto? Il talento. Lui è sempre il poliziotto, il rispettore del dottor Gadget. Eccolo là. Non può. Che c'è? Ma ti spara. Con gli acoli. Colpisce, fai qualcosa. Un campione lui però, Hai visto, Adesso cascherà di qua. Non c'è. No, vacci dentro, no? No, vabbè, dovrebbe essere da un'altra parte del. Ecco. Forse ti arriva qui. Boom boom. Ecco. Diciamo che tu non badi alla precisione estrema. No, no, me ne frega proprio niente. Eccola. Il gioco MacMock dura circa 7-8 ore, poi a seconda, ovviamente se vuoi completarlo al 100% vai oltre le 10 ore classiche, però diciamo il primo run giocato normale 6-7-8 ore, a seconda della tua bravura, della tua sensibilità col genere. Ti piace la sensibilità? Mi piace. Questa scacchiera esagonale che ricorda un po' il Civilization 5. Eccolo qui, è finito il gettone, era l'ultimo gettone. Ecco qui, non è questo ci dice, questa bella schermata ci dice che la batteria del gamepad si è scaricata e quindi la nostra sala giochi finisce qui. Gettone è finito, il gettone virtuale, ma in realtà stavamo in chiusura. Quindi vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito. Noi ritorniamo lunedì, abbiamo già pubblicato la scaletta della super diretta sala giochi, faremo lunedì prossimo faremo Deus Ex Human Revolution Director's Cut, sempre per Wii U, alle 17, e martedì suoneremo assieme a voi, c'è infatti Rocksmith 2014 alle 14. Speriamo che apprezziate anche questa diretta un po' flessibile, oggi l'abbiamo fatta alle 14, cerchiamo di farla più rapida, dopodiché se non siete in diretta con noi c'è comunque lo streaming da apprezzare successivamente. Mercoledì noi partiamo per Milano, andiamo al Games Week, ci vediamo lì, ci divertiamo. Grazie Alessandro, regia, grazie Vicenzo per aver giocato Sonic. Buon fine settimana e a lunedì.